Comunque nel programma si parla anche dei contratti atipici, il programma è tutto integrato, perché andando a lavorare sull'ambiente, sulle energie rinnovabili, poi si creano posti di lavoro, poi vogliamo andare appunto a rivedere i contratti atipici, vogliamo andare nella ricerca, intervenire sulla ricerca, sulla sanità. Il nostro è il primo programma che difficilmente è integrato rispetto a quelli degli altri partiti che tante volte lanciavano a spot una cosa sulla sanità. Il nostro funziona solo se lo applichi tutto insieme, quindi per quello noi vogliamo, i 20 punti sono da fare tutti, perché sennò mancano delle cose. Quindi non è solo il reddito di cittadinanza su cui si basa tutto, cioè che non passi questa cosa, si basa su molte altre cose che ci sono nel programma. Posso aggiungere una cosa operativa, perché è utile secondo me per capire un po' la dinamica. Finora siamo stati abituati a vedere tutto con commissioni abbastanza piccoline, no? Perché comunque zona, comune, nonostante poi in Lombardia specialmente a livello economico si tratti con belle cifre, però è tutto un po' più ridotto di dimensioni. In Parlamento si lavora con le commissioni, ad esempio, e di conseguenza chiaramente è normale che un programma non può mai essere esaustivo, perché anche se arrivi col programma fatto, arrivi in commissione, non sarà mai quello che esce alla fine. Quindi lì ci sono persone che sono competenti in questa tematica di tutti i partiti. Noi porteremo il nostro progetto, si lavorerà insieme a portarlo avanti, sicuramente uscirà qualcosa che noi proveremo a fare essere sempre più simile a quello che stiamo proponendo, ma passa comunque tutto dalle commissioni, quindi c'è da fare un gran lavoro enorme. Ricordiamoci che questa è una cosa che è uscita un po' da tanti interventi vostri, che noi vediamo la realtà milanese del movimento. Io mi sono aperto, ho aperto gli occhi anch'io lunedì, c'è una marea di meetup, c'è una marea di gente che lavora nel movimento, quindi le istanze che partono da qui non sono necessariamente quelle che partono da Catania o dalla Valle d'Aosta. Il portale servirà a aprire un po' tutte queste cose. Il programma alla fine uscirà secondo me come un lavoro meraviglioso, perché sarà l'unione di tutti questi intenti diversi che proveremo a far passare alle commissioni. Lì sarà il punto forse un po' più cruciale per noi, e là dobbiamo, come diceva anche Valentino prima, così rispondo anche a lui, dobbiamo tarare un po' anche la possibilità che abbiamo di investire nel lavoro proprio sulle nostre proposte, per far sì che siano poi realmente applicabili, no? Però questo non toglie il fatto che si può pagare il personale con i soldi che servono, ma quelli giusti, e tutti gli altri non sono restituiti. Di conseguenza dobbiamo trovare quello che dicevo prima, non semplicemente quello, dobbiamo trovare il modo tecnico per farlo, perché come è successo in Sicilia non è possibile. Anche la soluzione siciliana è bella, ma non è esattamente quello che noi proponiamo, perché noi soldi vorremmo che rimanessero allo Stato in realtà. Cioè vorremmo che fossimo noi a trattenerli questi soldi. Il fatto di fare un fondo, chiaramente il PMI è bellissimo, però è un'alternativa al fatto che non ci fanno restituire. Esatto. Nel caso vostro, che non è locale, là, ci fanno restituire il fondo. Adesso un fondo. No, adesso che devi intervenire. Perché l'idea è di avere il meno possibile i soldi in mano noi, perché poi c'è il rischio che ti dicano che hai favorito un'associazione piuttosto che un'altra. No, ma sto dicendo che lì a livello romano è molto importante il discorso delle competenze, ancora di più rispetto a una regione, ancora di più rispetto a un quindi non basta il Luca. Mi chiamo Luca Giovacchini e volevo sapere qual è il vostro rapporto ora con Beppe, come è stato, come sarà, come lo prevedete che lo sia, visto che, giusto per fare un esempio, Vito ha detto, magari sbagliando su una cosa, è stato subito smentito da Beppe in blog. Come sarà il vostro rapporto se voi uno dice una cosa nella politica mentre sul blog ne scriverà un'altra? Cioè, chi fa il referente? E se c'è il referente? Ma Vito non... Beppe non ha smentito. No, Vito ha ma nel futuro come sarà questo rapporto? Cioè avete un colloquio? No, un lui ci ha detto andate per la vostra strada, fate il so che siete espressione del movimento, quindi farete le cose bene. Lui tiene le redini per le regole, quelle quattro regolette più lo statuto che ci diamo. Giuro che per qualcuno è inquietante, ma ha detto questo, cioè fate, voi siete stati nel movimento, fate quello che pensate. Dico Mattia. Roberto? Mattia, digli Beppe cosa ha fatto. Roberto, sì, io sono Roberto, sono io Roberto. Sì, sì, sì. Presentati e hai un minuto. Allora, Roberto Brambilla. Io ritengo che una delle cose fondamentali sia quella di
non fidarsi ciecamente di nessuno. E quando dico questa cosa la dico riferendomi agli strumenti che lo staff vi fornirà per prendere decisioni, cioè non ci sono santi. Secondo me deve essere assolutamente trasparente questo meccanismo, perché anch'io in altri ambiti mi sto occupando esattamente della stessa cosa e vedo che la e-democracy è tanto bella, però per adesso non ho affatto la sensazione di poter affermare con certezza che sia blindata rispetto a manovre non chiare. Quindi direi che un punto fondamentale della democrazia è proprio quella di basarsi sul sospetto continuo. Purtroppo non si ha nel mondo dove stilla il miele dagli alberi, e quindi secondo me la verifica e proprio il non fidarsi reciproco porta poi a un qualche cosa di più robusto. Quindi sul sistema di votazione per email, per via elettronica, bisogna tenere non solo ok. L'altra cosa, segnalo solamente, esiste un progetto di legge, qualcuno di voi probabilmente ha raccolto le firme per questa cosa, che si chiama Quorum Zero più Democrazia, 50.000 firme già in Parlamento. L'ultima è il fatto che sta circolando una proposta molto interessante che risale addirittura a Montesquieu, di assoluta separazione tra gli eletti del Parlamento e chi fa l'esecutivo. Se la volete approfondire lo si può fare, è opera di un avvocato di Milano che ha lavorato per anni per la Comunità Europea. Sostanzialmente dice che se si ha una situazione come in Italia, dove chi è eletto in Parlamento può anche andare a decidere dove finiscono i soldi, ci sarà sempre una lotta per occupare i posti dove si decide la sorte dei soldi. Se invece si sa a priori che chi sta in Parlamento deve semplicemente controllare ciò che fa l'esecutivo, la cosa migliora molto. Fine, grazie. Chi la vuole approfondire? Voce scrittoria, un minuto. Sì. Ma ragazzi, io ci sono molte cose che non capisco e che mi chiedono anche sul territorio. Per esempio, io credo a quello che dice Mario, che Grillo non interviene, vi lascia completamente liberi. Per esempio, sui giornali è comparsa la notizia che Grillo e Casaleggio andranno a parlare dal Presidente della Repubblica. Quindi a me le persone mi chiedono, ma come, io vi ho votato, ma siete dei burattini nelle mani di Grillo, decide lui, come decidete? Questo è un problema grosso. Noi abbiamo preso una barca di voti dalla gente che vuole delle cose, vuole il reddito di cittadinanza, vuole dei punti del programma. No, perché noi mi sembra che stasera stiamo dicendo, il nostro programma è bellissimo, si sembra il libro dei sogni, va applicato tutto. Il problema è che se non si prendono alcune decisioni, il governo non nasce, si va a casa e si torna a rivotare. Queste cose le decidete voi, le decide Grillo, le decidiamo noi. Questo va chiarito. A me sembra che in questo momento non sia chiaro. Grazie. No, perché abbiamo 82 domande insieme, sulla base di andare dal Presidente della Repubblica, in realtà nessuno ha mai detto che andranno Grillo e Casaleggio, andrà Grillo come capo della coalizione, perché è lui che ha depositato il simbolo a gennaio, penso ce lo ricordiamo tutti quanti la vicenda, capo della forza politica. Sì, capo politico, perché per legge ci vuole questa figura, e andranno, non andrà Casaleggio, andrà lui e andranno il capogruppo alla Camera, capogruppo al Senato, che abbiamo appena votato. Per cui quello che apparso sui giornali sinceramente non mi interessa, perché sappiamo che spesso non corrisponde al vero. L'altra parte della domanda, ricordatemi, il governo. In generale sull'appoggio al governo mi sembra che abbiamo già risposto ampiamente stasera, lo ripetiamo, cioè è una cosa che non è in discussione, perché il fatto che noi non facciamo alleanze non è in discussione, per cui non è che lo decide Grillo, lo decidiamo noi, è una cosa che è già lì, l'abbiamo già deciso tempo fa, abbiamo detto che non facciamo alleanze, che nel movimento direi che si è anche impegnato a rispettare questa cosa, per cui non è in discussione. Poi c'era un'altra parte della domanda, perdonami, ho poca memoria, era voglio sapere chi decide, ragazzi, perché non è così, 18 milioni di voti non hanno letto il nostro statuto. Poi mi sembra che le regole, quelle che fanno comodo, vengono prese, le altre non vengono interpretate. Non mi sembra, sinceramente, se fai degli esempi più concreti ci possiamo rispondere. Nello specifico che abbiamo risposto. Per esempio quella sulla confermabilità del mandato, anche il consigliere comunale non c'è scritto in nessuna legge che deve ridare il mandato, è una nostra regola.
consigliere regionale idem, ma nelle nostre regole non c'è per il Parlamento, è esattamente la stessa situazione, il deputato non viene confermato, si dimette, subentra l'altro. Cioè, sì, ma non è, delle, non, è, non abbiamo nessuna regola al riguardo, come specificato che non c'era registrazione, cioè appunto, non è che abbiamo firmato, gli altri sono impegni che abbiamo firmato, per cui nel momento in cui ci siamo candidati noi ci siamo presi degli impegni, questo non era fra gli impegni che abbiamo firmato. Se hai seguito un po' il dibattito, era stato proposto all'inizio anche di merito sono parlamentari, la remissione, però non aveva senso sul parlamentare. Ragazzi, quello che ha senso c'è un caso di voi, quindi no, sto parlando di mesi fa prima di arrivare alle elezioni. Nella regola, allora se non sta più la regola, non c'è scritto, si può leggere quello. Sì, Alex, magari è collegato a questa cosa, quindi magari entrare nel concreto, un caso Alexis Sottocorno, un caso concreto in qualche modo collegato, verrà deciso chi il gruppo di parlamentari proporrà eventualmente come presidente di Camera, della Camera o del Senato. Cioè, come verrà deciso chi proporre? Lo sceglieremo in assemblea. Pensavo che ci venissero a quel colloquio di lunedì delle direttive, però degli indirizzi su quello. C'è tutto nulla. Lui è la fila con Beppe e Casaleggio. No, ma la domanda è. No, lo sceglieremo in assemblea. No, la risposta, scusamente. Non ci è arrivata nessuna. L'unica cosa che abbiamo fatto è ci saranno i tempi tecnici per farlo. Faremo sicuramente uno screening dei possibili candidati, perché chiaramente non ne voteremo nessuno di quelli che non sono candidati dal nostro punto di vista. E ho saputo che è una persona di luce da fidarsi, cioè io ho capito che questa è una maglia di lettura, questo screening, e quindi avremo modo di valutare tutti quelli papabili e non, e poi sceglieremo. Ciao ragazzi, sono Andrea Foti di Milano. Una cosa secondo me fondamentale sarà, come voi sapete perfettamente, il discorso della trasparenza. La trasparenza però non solo in aula, ma anche nelle commissioni. Cioè, quello che secondo me dovrete riuscire a fare è tirare fuori dalle commissioni i meccanismi decisionali e quei giochi di potere che ci sono all'interno e che reggono gli equilibri parlamentari dei vari partiti. Questa è la prima cosa. La seconda, so che forse è un po' controcorrente, sono perfettamente d'accordo, nessuna alleanza, nessun inciuccio, però ci sono dei meccanismi parlamentari, uscita non uscita, che possono permettere e agevolare la formazione del governo. Io ho fatto i conti con un giurista, se volete vi posso passare, ma comunque questa è un'assunzione che può essere valutata. Ecco, vi chiedo di sentire noi cittadini, tutti noi, anche da questo punto di vista, cioè non date niente per scontato, perché a volte qualcuno può avere qualche idea che può trovare la quadra tra regolamento dello statuto e voglia di portare a casa i risultati, perché tantissime persone che io conosco vogliono da voi, da noi, avere vedere realizzati quei sogni del programma in modo trasparente, in modo diretto, senza inciuci. C'è la possibilità, valutate. Grazie. Non solo nelle commissioni, ma ci sono anche altri ambiti dove ci sono dei giochetti, comunque dove si decide molto e non ne sappiamo nulla. Uno di questi ambiti è la conferenza dei capigruppo. Cerchiamo di portare fuori tutto, assolutamente. Armati di registratore. Rosa? Sì, mi chiamo Rosa Bernardo, io ho votato questo movimento perché è stata una scelta di cuore più che di testa, perché veramente avevo questo desiderio di un'ondata di cambiamento. Non sono giovanissima come voi, ma è la prima volta che vengo a questa riunione proprio per sentire l'analisi del voto. E penso che molte persone hanno votato perché più che per attrazione, forse per spinta verso una novità, qualcosa di fresco, pulito, che serve a questo paese. Ma come tutte le organizzazioni deve funzionare su una
come dire, su una organizzazione, ecco, non diciamo struttura perché non mi piace, no, non mi piace questo termine, però sicuramente il partito, diciamo il movimento, deve avere una sua organizzazione. Io in passato ho avuto molta esperienza nell'ambito della pubblica amministrazione, quindi ho già inviato il mio curriculum e mi metto a disposizione per chi ne ha bisogno nell'ambito della formazione professionale, dell'ambiente e dell'agricoltura. Ma da quello che ho sentito stasera, una cosa, diciamo, mi preoccupa, che io volevo andare via, voglio andare via convinta, sicura, che questo movimento è esploso in questa maniera e che durerà per lungo tempo e farà quella rivoluzione, tra virgolette, che noi auspichiamo. Quindi molte volte ci sono, come dire, scelte che si fanno col cuore, scelte che devono essere fatte di testa. Per cui noi, io credo che bisogna fare una riflessione, non dire subito noi diciamo non siamo disposti a nessun inciuccio, non si tratta di inciucci, ma bisogna, secondo me, usare la testa per non andare subito a casa e far svanire questo sogno. Grazie. Alcune risposte sono state già, come dire, fornite, quindi intanto va bene, ragazzi, intanto veramente buon lavoro. Perché insomma ne avete bisogno, qua mi sembra di vivere la graticola, cioè, no? Allora, allora, tre cose veloci. La prima, il rapporto che avrete con i gruppi di lavoro che stanno già lavorando sul territorio. Io faccio parte del gruppo di lavoro sanità, stiamo lavorando, quindi volevo capire in futuro come ci sarà, che rapporto ci sarà tra i gruppi di lavoro e voi. La seconda cosa, il territorio. Ho fatto il rappresentante di lista come tanti, adesso cioè, è una fregatura, perché quando ci metti la faccia, appena mi vedono, mi chiedono che è già successo l'altro. A volte non so rispondere. Volevo sapere se avete pensato di sfruttare, tra virgolette, chi ha fatto il rappresentante di lista, per sfruttare ancora di più la divulgazione sul territorio, su quello che fate, che si fa, che facciamo. E la terza cosa è se avete pensato un po' alla candidatura del Presidente della Repubblica, se ne avete parlato, se è stata una cosa che è stata decisa o avete una visione, come è. Grazie. Partiamo dall'ultima cosa, la candidatura per il Presidente della Repubblica verrà fatta online, decisa da tutti insieme. Quindi ognuno potrà proporre il proprio nome e poi si voterà. No, il proprio. Il territorio ovviamente stiamo cercando di organizzare. È ovvio che se riusciremo ad aprire lo strumento del portale nazionale, la regola fondamentale per noi è che uno vale uno, per cui non potremo dare priorità al gruppo di lavoro di Milano perché lo conosciamo personalmente. È ovvio che da lì dovranno passare tutte le cose. Finché non ci sarà il portale, ovvio, adesso domenica decideremo quale sarà una prima comunicazione che riusciremo a fare con tutti, che sarà probabilmente una mailing list, un gruppo con cui lavorare insieme. Sarà una prima comunicazione solo in attesa del portale. Vincenzo, ne approfitto, non sei il primo che ce lo chiede, con il vostro Alfiere abbiamo già fissato, abbiamo già fissato qui domenica 17, correggimi la mattina, una restituzione del dato elettorale e contemporaneamente a quello per riuscire a rivederci e tessere le file per non disperdere. Sì, sì, perché adesso la gente ci cerca, vuole sapere cose, è già stato che ci cercano con entusiasmo. Messo in calendario, non è apparso ancora pubblico, semplicemente perché prima c'era. Ditegli sempre di partecipare, ditegli di venire, non di chiedere. Come diceva il video, era il discorso di sfruttare questa scia di fiducia, perché la gente vuole sapere, ha entusiasmo ed è giusto che abbiamo risposto. Saremo sempre legati al territorio di provenienza, perché abbiamo mogli, figli, amici, delle varie zone, quindi torniamo all'idea di fare i pendolari.
andare a Roma, fare i giorni che servono, 3, 4, 5, e poi comunque tornare sul territorio e poi essere a disposizione per fare le riunioni per incontrarsi. Magari non ne potrei fare 10, ne farei 5. Possibilmente saremo a disposizione, perché è quella l'idea con cui siamo andati, poi riportare a tutti quello che stiamo facendo. Quindi se non sarà tramite internet, tu lo si può presentare alla riunione, saprà la riunione quello che abbiamo fatto. Quindi settimana prossima, quindi settimana porta Anna. Io sono un posto, alla carta sono l'attivista della zona 7. Ieri ci siamo incontrati, eravamo una ventina di attivisti e abbiamo discusso proprio del tema, chiaramente siamo partiti appoggio al governo PD, c'è stato chiaramente un largo no, però qualcuno ha cominciato a esordire, a dire va bene, questo è escludito, lo escludiamo per vari motivi, però perché non parlare di un governo del presidente? Questo non perché dobbiamo fare un piacere a qualcuno, ma perché la situazione economica è tale e grave e tutti noi lo riscontriamo quotidianamente, per cui non possiamo sottrarci a un impegno che abbiamo nei confronti di chi ci ha eletti, e quindi diciamo c'è stata un'ampia discussione e si è arrivati a questo. Io vi dico solo quello che è risultato poi da questo confronto, l'idea di un governo del presidente di non tecnici che faccia quelle 5 cose che servono all'Italia e subito qualcosa sull'economia, che è al primo punto, primo anche della legge elettorale. Alla fine 12 hanno detto sì a un governo chiaramente di questo tipo, quindi non politici, non esistono, e neanche i nomi della sette contrari e un astenuto. Voglio dire, è stato dibattuto e non è stata l'unanimità. Ecco, voglio dire, ha pesato maggiormente il discorso della crisi economica e di dover in qualche modo contribuire subito con il nostro impegno a combattere questo grosso problema. Però grazie Anna all'intervento. Io pure mi sono fatto un attimo di riflessione sulle varie possibilità, ce ne sono tante, ma in realtà sono tutte a compromesso, nel senso che esci dall'aula quando si vota il Senato, esce pure il PD e cade. Se le lasci dentro 18 persone e votano contro, ti spiego. Le 18 persone votano contro alla fiducia, e questo permette il quorum e lascia la maggioranza parlamentare per fare ma cambiamo sta politica. Infatti, io ho detto all'inizio che sembrava una cosa banale, però mi congratulo per averla detta. Perché il Movimento 5 Stelle, secondo me, dovrebbe, e secondo tutti quelli che erano in sala lunedì, dovrebbe andare contro le prassi. Questa prassi di rimanere, votare contro, eccetera, quando ne diciamo giusto, il cambio culturale, secondo me, è proprio quello, basta. Hanno avuto il 30%, non riescono a votare. Non presidenziale, il Presidente della Repubblica ha il dovere di formare il governo, lo formi con Bersani che ha vinto le elezioni, se ci riescono governeremo, se non ci riescono votino loro la fiducia a noi e facciamo il governo felicemente. Oh. Oh. Io volevo soltanto fare un intervento, visto che è stata chiamata in casa, sulla Sicilia, visto che sono siciliana e sono le altre cose nella redazione Sicilia, insomma sono in contatto con il gruppo siciliano. Il gruppo siciliano parlamentare, che si chiama parlamentare non a caso, è speculare al Parlamento nazionale. Quindi un po' il loro esempio ci può essere d'aiuto per capire come si possono comportare con la gestione economica dei ragazzi al Parlamento nazionale. Allora, loro effettivamente hanno rifiutato la gran parte delle cose, dei benefit, a monte. Vi faccio un elenco breve giusto per capire di che cosa sto parlando. Una era il rimborso chilometrico forfettario.
per gli spostamenti, che per intenderci si parla in questo ordine di cifre. Per chi vive in città, nella città in cui c'è il Parlamento, 3.300 qualcosa. Per chi vive entro i 100 km, 6.600 qualcosa. Per chi vive oltre i 100 km, sapete che prende le risposte dal presidente prima delle elezioni apposta, 8.000 e passa euro. Mese, stiamo parlando di euro. Questo hanno rifiutato il conto, perché è un polpettaio tra l'altro, sempre. Se si parla, il punto da tenere a mente è che quello che riportano i giornali sono le cifre polpettarie. Noi puntiamo all'efficienza, quindi qualunque sia in generale la nostra spesa, sarà contabilizzata puntualmente, e così è beneficio. Ma andiamo avanti. Altre cose che hanno rifiutato sono le indennità di carica, come sapete, che vanno dai 3.000 e passa del Presidente della Commissione o del Vicepresidente dell'ARS, dell'Assemblea regionale, ai 600 dei segretari. Una terza indennità, l'altra volta ne parlavo con una delle deputate, mi diceva, in realtà non abbiamo neanche noi esattamente capito che cosa serviva, di funzione, però era tipo 3.000 altri note. Poi ovviamente non vi sto a dire tutti i benefit auto blu del vicepresidente dell'assemblea. Cosa non hanno rifiutato a monte? Non hanno rifiutato a monte la diaria, che è quella che citava anche Paola prima, che è esattamente sempre di 3.500 euro. Cosa fanno loro? Di questi 3.500 euro ogni mese contabilizzano le spese, all'interno di queste spese tra l'altro ci sono le spese di spostamento, di vitto e di alloggio, quindi tutto questo, ma nessuno di loro supera mai, anche la persona che sta più lontano, i 1.000 euro mese. Quindi loro hanno 2.500 netti più al di sotto dei 1.000. Ovviamente Palermo è molto economica rispetto magari a Roma, quindi immaginate questa cosa trasposta in un posto come Roma. E intendiamoci, loro vivono, hanno la loro vita comunque nel territorio e devono tenerla, quindi hanno in più anche la spesa di spostamento aereo, che non è indifferente chiaramente. Però ecco, stiamo parlando di questo ordine di cifre, il fatto che in questo momento ci facciano il mito sugli 11.000, 12.000, 13.000 che sia, sono cifre che non possono in questo momento neanche essere pensate. Una cosa fondamentale però, che è la vera innovazione della Sicilia, che la Sicilia ha portato, è che le cifre non vengono messe in un fondo privato, ma vengono veramente restituite alla regione. E il fondo che viene sempre nominato non è un fondo istituito dal gruppo del movimento, ma è un fondo aperto, è stato aperto un capitolo di bilancio apposito in assemblea votato in maggioranza, quindi è stato aperto apposta dalla regione Sicilia un nuovo capitolo di bilancio per un semplice motivo, perché se questi soldi devono necessariamente entrare nelle casse fino a che non si cambia la struttura a monte, perché c'è un capitolo di bilancio annuale che prevede che tanti sono i consiglieri, tanti sono i soldi che vengono stanziati, quindi questi soldi ci sono materialmente, possono solo essere spostati fino a che non si cambiano le regole. E la stessa cosa è per loro, non è che loro se li possono lasciare lì, non lo possono fare, perché non se ne farebbe niente, rimarrebbero fermi fino a che ha una lunghissima trafila. Sì, ma non possono neanche avere un fondo statale, è diverso, cioè lì è Roma, non è Palermo. Quello che è stato fatto a Palermo con un particolare fondo, come dici te, istituito nel Parlamento, loro non possono fare in Parlamento, è un capito, sta parlando da bella. Questo è importante del Consiglio siciliano, perché voi abbiate intanto un'idea di quello che già è stato stanno facendo in questi anni, quindi questo è quello che comunque loro hanno fatto con la collaborazione della struttura, perché se la regione non avesse permesso questo, tutto il collegio non avesse votato, non si sarebbe mai potuto creare il capitolo. Quindi loro hanno fatto questo, i soldi in questo momento, per diciamo chiarezza assoluta, visto che mentre ero dietro sentivo qualcuno che diceva hanno fatto un fondo, quello lo fanno per esempio in Piemonte è un fondo privato che loro hanno aperto perché la regione non gli ha permesso di restituirli, allora hanno fatto un loro fondo privato e li smistano. In questo modo invece loro, tramite il bonifico, se andate su Sicilia 5 Stelle per la cronaca, vedete tutti i bonifici, loro restituiscono alla regione, la regione si occupa di gestirli, non ne toccano più. L'ultima. Sono Giuseppe Da Foto, consigliere di zona 5 di questa zona. Ho visto nascere il movimento qua 3 anni fa.
con Livio, con il film e tutto quanto. Voglio dire una cosa, proprio rilacciandomi all'esempio che di cui parlava Gabriella. Perché non possiamo fare come quello che hanno fatto in Regione Sicilia, dove il Movimento 5 Stelle si è contraddistinto a dire il fatto dell'abbassamento dei costi, ma mi pare che collabori senza inciuci vari, mi pare che voti, cioè fa quello con Crocetto, come possiamo fare noi, con chiunque si presenterà a chiedere fiducia alla Camera. Voglio dire, un discorso a progetto, io mi aspetto questo da voi, cioè, non so, e questo è il mio auspicio, anche perché vi dico una cosa, molti amici che non hanno votato 5 Stelle, magari hanno votato perché ci sono io, dei parenti, sorelle, amici, cugini, mi dicono, Giuseppe, guarda che veramente è una roba tristissima, se andiamo a casa a nuove elezioni, sapete cos'è costato questa elezione? 400 milioni di euro. Noi possiamo andare a elezioni fra 6 mesi o fra un anno, io mi vergognerei, capisci? Un altro governo tecnico, abbiamo avuto per un anno un governo tecnico, l'abbiamo criticato, mettiamo su un altro governo per dire, cioè, perché se qualcuno dice un governo tecnico, questo deve essere un governo politico, dobbiamo dare una risposta alla gente che sta male, politico, dobbiamo magari sporcarci le mani anche noi, chissà se ci fa parlare andare a votare e spendere 400, come fai davanti agli elettori a spendere 400 milioni di euro, me lo dici, fra 6 mesi o un anno, è ridicolo, io auspico. In Sicilia non c'era bisogno di votare la fiducia primo, secondo, dopo le elezioni 7 sono passati dalla destra a sinistra, ha avuto la maggioranza e quindi noi stiamo collaborando, ma ufficialmente regalo da soli già il Parlamento siciliano. Comunque Dario Fossi ha fatto un video che è perfetto, guardatelo, guardate il video di Dario Fossi. Bene, e con, scusami, giusto per molto idea, sulle proposte noi l'abbiamo sempre detto, sulle singole proposte noi, cioè se sono proposte che ci piacciono voteremo a favore, non è che siamo sempre no a prescindere, se sono proposte che ci piacciono le voteremo, se sono proposte che non ci piacciono, che non si confanno al nostro programma non le voteremo. Scusate, a me interesserebbe che ci fosse questa risposta politica. Crocetta non è Bersani. Crocetta non era un candidato della nomenclatura PD, Crocetta era anche avverso alla nomenclatura PD per alcuni versi, quindi quando si cita il modello Sicilia e lo si cita a livello politico si vuole fare fallire, teniamo presente anche che può avere Crocetta è un estero cristiano, forse ancora più di sono le 11:10, abbiamo avuto un incontro che è durato 2 ore, ben 36 interventi da parte degli attivisti, ci sarà un altro incontro venerdì sera, sempre con i 5 parlamentari, lo stiamo organizzando, e dovremo avere una sala più grande in Tibaldi, presso il Consiglio di zona 5. Venerdì dopo domani. Ringraziamo Mattia per la diretta. Quando uscirete, lasciate chi non ha ancora fatto il nome attivo e indirizzo email. E salutiamo anche chi, le migliaia di persone che da casa ci stanno seguendo. Milioni di persone che da casa ci stanno seguendo in streaming. Ciao!